Io con la console mica ci devo lavorare. Sto comprando per giocare al paese mio, quindi vi frega qualcosa? Se a voi vi frega qualcosa, non state bene. Perché vi dovrebbe interessare a giocare invece di stare a fare sui forum a litigare chi c'ha il teraflops più lungo. Sto vedendo in giro un sacco di video. Ha vinto Microsoft. Ha vinto PlayStation 5. Sapete che ha vinto? Sto cazzo, ha vinto. Stanno facendo una battaglia sulle caratteristiche tecniche hardware della console. Quanti teraflops avrà? Quanta velocità avrà l'hard disk a scrivere? Ma porca puttana! C'è nessuno che pensa se hanno vinto i giocatori. Tutti a pensare che ha vinto, che ha vinto, che ha vinto. Ma qui c'è un problema grosso che nessuno sta notando. Non ci sono videogiochi. Cioè, se nella vecchia generazione era solo Sony PlayStation senza videogiochi, la PS4 uscì senza videogiochi, mentre Xbox li aveva, le esclusive ne aveva bizzeffe e per giunta ne aveva di varie, in questa generazione nessuno ci sta mostrando un cazzo di gioco. Sony da mesi ci rompe i coglioni con giochi per PS4 come The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima. Vabbè, quello là, avete capito. Cioè, ci sto parlando di giochi ancora PS4. Xbox, per carità, la trovo una cosa bella la retrocompatibilità. Però anche Xbox non sta facendo uscire ancora nessun gioco esclusivo a Series X. Per carità, lo capisco che. Per carità, lo so che sarà diverso. Però mi fa strano che qua stiamo tutti a discutere i teraflops, i teracazzo. Chi avrà l'hardware migliore, chi avrà l'hardware peggiore, il disco, chi è il regista sul disco. Ma a me, utente, con tutto il rispetto, ragazzi, ma a voi, utenti, ma me ne sbatte qualcosa? No, no, sinceramente, vi sbatte qualcosa sapere qual è l'hard disk migliore, qual è il processore migliore? Al paese mio mi interessa che ci siano dei giochi, e soprattutto che questi giochi siano con una bella grafica, una bella storia e un bellissimo gameplay innovativo che sia rivoluzionario in confronto alla vecchia generazione. Basta, queste tre cose voglio. A me che mi frega pim pum pam la grafica teraflops. Io quando vado a comprare la console andrò a vedere cosa ci gira sopra e come ci gira sopra, soprattutto in multipiattaforma. Andrò a scegliere dove gira meglio. E non è detto che un teraflops in più, un teraflops in meno faccia cambiare così tanto il gioco. Non lo so. Mi rivolgo a tutti voi che state facendo questi video comparativi sulle caratteristiche tecniche. Ma a noi ce ne fotte veramente qualcosa. Lo ribadisco, ce ne fotte qualcosa delle caratteristiche tecniche. Io voglio i videogiochi, voglio sapere a che cacchio giocherò la prossima generazione. E che innovazioni ci saranno in ambito videogiochi, se giocheremo ancora i videogiochi vecchi o ci saranno innovazioni, qualcosa di diverso, perché dobbiamo passare alla nuova generazione. E nel mio caso, soprattutto. Se devo tornare a comprare una console o mi devo continuare a tenere il PC mio con la mia GTX 970 Strix.